E ora parliamo di chirurgia, chirurgia perché i chirurghi provenienti da tutta Italia, i padri fondatori appunto della chirurgia moderna, si sono riuniti per 2 giorni a Cosenza. Ci dice di più nel suo servizio Livia Blasi. Cosa si intende per chirurgia complessa? Si intende una chirurgia che fino ad oggi ha avuto due indici complessi come la mortalità e la morbidità elevati, che oggi si tende a fare con più sicurezza e con più conoscenze e con più tecnologia. Le tecnologie utilizzate oggi in sala operatoria sono tutte volte a ridurre mortalità, complicanze e soprattutto qualità di vita del paziente. La minore invasività è un traguardo già in parte raggiunto, ma ancora c'è da lavorare. Beh, la minore invasività con la chirurgia laparoscopica e robotica hanno raggiunto dei buoni livelli, ma già da anni si parla di una nuova chirurgia che è la chirurgia nose, cioè attraverso gli orifizi naturali. Per fare un esempio, lo stomaco si può operare dalla bocca. Ridurre al minimo il rischio di mortalità, fare in modo che l'intervento sia sempre meno invasivo. Sono queste le nuove frontiere della chirurgia. Ne discutono per 2 giorni a Cosenza chirurghi provenienti da ospedali universitari di tutta Italia e l'Annunziata e il suo gruppo operatorio diventano catalizzatore di nuove idee. Abbiamo voluto fermamente realizzare questo congresso, convegno. Proprio perché la chirurgia dei casi complessi richiede grande perizia tecnica e somma conoscenza teorica. E quindi più se ne parla e meglio è. Per questo abbiamo organizzato il congresso e soprattutto abbiamo invitato big della chirurgia, persone che si interessano quasi quotidianamente, anzi certamente quotidianamente, di problematiche complesse. Il professore Uscher, che è un personaggio noto a livello internazionale, un iniziatore di molti capitoli della chirurgia moderna. Non solo parole per una branca della medicina che è soprattutto pratica e perizia manuale, oltre che intellettuale. E allora gli interventi si eseguono nella sala del convegno collegati in diretta con la camera operatoria. Interventi eseguiti con nuove tecniche. La chirurgia del futuro passa da qui. E ora